Come sapete, Luigi Di Maio prima era vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, adesso è ministro degli Esteri e con una formula nuova non è più vicepresidente del Consiglio, ma lo è con un altro nome, capo delegazione. Però adesso la sua sede è una sede, è la stessa sede che era quella del Partito Nazionale Fascista di Benito Mussolini, quella era la sede del PNN, del Partito Fascista. Quindi la Farnesina è un palazzo bellissimo, antico, con marmi rosa, verde, è proprio in stile impero, un palazzo veramente affascinante che dicono che Di Maio è rimasto stregato da questo edificio che ha voluto ispezionare, cercare, vedere, farsi raccontare tutta la sua storia. E adesso la Farnesina diventa il centro della scena politica, o almeno uno dei centri nevralgici della scena politica, e Di Maio cambia la geografia del potere dei palazzi romani. Appunto, il suo nuovo dicastero è la sede del Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina. Ha già fatto due riunioni ufficiali, proprio lì. Ha riunito per ben due volte i suoi ministri, cioè i ministri che sono del Movimento 5 Stelle. Quindi ha fatto una sorta di, come possiamo dire, di Consiglio dei Ministri a metà. Li ha riuniti, una sorta di summit. E questo Conte non lo ha gradito, ricordandosi proprio Salvini che faceva le riunioni sindacali al Ministero degli Interni, e lui diceva, Conte proprio parlava di sgrammaticature istituzionali, dove la riunione, poi vi ricordate, doveva essere fatta a Palazzo Chigi con il Ministro dell'Economia, il Ministro del Lavoro, invece Salvini le faceva per i fatti suoi e poi Conte doveva rifarle il giorno dopo uguali. Lì è cominciato l'attrito tra i due. Magari Conte si manteneva tutto dentro, mentre Salvini faceva quello che gli pareva e Conte poi è scoppiato e lo ha insultato, vi ricordate, in Senato, con le sue comunicazioni per 20 minuti, gliene ha dette di tutti i colori. Quindi Conte ha paura che si possa ripresentare la stessa situazione, che Luigi Di Maio si stia salvinizzando, si stia trasformando in mezzo Di Maio e mezzo Salvini, cioè ci sia una trasformazione dell'uomo politico Di Maio che vuol diventare un uomo forte che sbatte i pugni, un uomo più staticamente alto, statisticamente alto. Quindi vorrebbe, sai, voi sapete che in ogni matrimonio poi alla fine ci si imita, si diventa quasi uguali. Quindi Luigi Di Maio, dopo 14 mesi di convivenza con Salvini e la sua mediaticità impressionante, il suo modo comunicativo, il suo staff, Di Maio probabilmente ha cercato o involontariamente imita Salvini senza rendersene conto, però ha osservato Salvini per tanto tempo e ha cominciato a capire magari che facendo come Salvini si possono recuperare consensi o magari arrivare a un numero di consensi elevatissimo. Quindi lui adesso utilizza quel palazzo, quel bellissimo palazzo, come centro del potere del Movimento 5 Stelle. Non più un ufficio in un palazzo, ma un palazzo come ufficio. Quindi voi ricordatevi che comunque anche l'occhio vuole la sua parte, nel senso che perché queste sedi venivano fatte in passato molto fastose, impressionanti, perché dovevano impressionare il visitatore, cioè il visitatore che arrivava proprio lì alla sede della Farnesina o arrivava anche alla cancelleria del Reich in Germania da Hitler, dovevano essere impressionati, quindi questi palazzi dovevano impressionare e incutere un certo timore, perché questi soffitti enormi, queste sale gigantesche, questo lusso sfrenato, davano alla persona, al dittatore, al capo politico, un'aurea molto più grande di importanza. E quindi questi palazzi erano studiati appunto per dare e incutere rispetto e timore della persona che aveva questi palazzi, appunto il dittatore. Quindi,
qui si sta spostando il centro del potere politico di una gran parte del governo. Dicevamo già due riunioni ufficiali in pochi giorni e un crescente interesse al punto che fonti pentastellate sottolineano come i dipendenti del ministero abbiano apprezzato il ritrovato interesse verso la sede degli esteri. Summit che è diventato un caso, al punto che tra gli alleati qualcuno mormora: speriamo non faccia come Salvini, quello che vi dicevo prima. E intanto si inizia a parlare dell'altro palazzo. Oltre a Palazzo Chigi c'è la Farnesina, l'altro palazzo, per marcare un segno distintivo del potere, un nuovo centro appunto del potere che getta un'ombra su Giuseppe Conte. Una visione che però i 5 Stelle provano a sminuire, dire: ma no, ma cosa dite? Questa è fantasia, fantapolitica. Però che sia stato volontario o no, Di Maio si è trovato con questo immenso e bellissimo palazzo che con i suoi fasti incute un certo rispetto e un certo timore verso il titolare di quel dicastero che, ricevendo i suoi uomini lì, rimangono affascinati dal potere di Luigi Di Maio. Ma il Movimento 5 Stelle fa sapere che loro non hanno sedi di partito. Prima Di Maio, come vicepremier e ministro dello sviluppo economico, faceva le riunioni in qualità di capo politico, si svolgevano in quelle sedi, proprio dove lui era ministro del lavoro, proprio perché non ci sono sedi del Movimento 5 Stelle, come quelle del PD, eccetera, non ci sono sedi. Ma Di Maio, per non avere problemi con Conte, perché Conte è impegnato a farsi rispettare, non vuole più tornare come prima a essere un burattino, ma Conte, la sua priorità è farsi rispettare, la sua dignità, e poi vuole farsi apprezzare, vuole aumentare la stima che hanno sia in Europa che in Italia. Quindi è impegnato sotto questo aspetto. Quindi Di Maio, per evitare che Conte si possa innervosire e cominciare a provare rancore e odio, come ha fatto per Matteo Salvini, covarlo e poi aggredirlo al finale, come ha fatto in Senato, preferisce, dicono che preferirà fare le prossime riunioni magari a Palazzo Chigi, proprio vicino a Conte, per fargli capire: guarda, il capo sei tu, la massima autorità di governo rimani tu. Io vengo qua sotto la tua ala, dove tu puoi controllare, e io faccio le riunioni qua, così non ci sono problemi tra noi due. Oltretutto, Di Maio sarà fianco a fianco di Conte nella prima trasferta importante, quella a New York, alle Nazioni Unite, a fine settembre. Un viaggio che servirà da volano sia per l'immagine del movimento all'estero, sia per il capo politico dei 5 Stelle, sia anche per Giuseppe Conte. Ma Di Maio e il movimento fanno trapelare che ci vuole adesso una nuova fase. Una fase di rilancio, il rilancio del Movimento 5 Stelle. E tutto questo rilancio del partito dovrà completarsi prima della kermesse Italia 5 Stelle in programma a Napoli il 12 e il 13 di ottobre. Parallelamente a Roma si sono ritrovati ieri i quattro soci dell'Associazione Rousseau: Davide Casaleggio, Max Bugagni, Pietro Dettori e Enrica Sabatini, e hanno preannunciato grandi novità per la prossima settimana. Domani lanceranno Open Comuni aperti, però bisogna dirlo in inglese perché fa più importanza, una vera e propria scuola per formare e supportare i nostri portavoce o futuri portavoce comunali, spiegano i soci. Quindi cominceranno con dei corsi di formazione che non fanno assolutamente male, prima che questi grillini vadano in giro a dire castronerie, magari poi irrecuperabili. E dicono: siamo al lavoro per iniziare una nuova stagione politica, dice uno dei 5 Stelle. Serve pazienza per ritrovare serenità e un assetto che porti a una maggiore collegialità. Quindi, un riassetto del potere politico, nuovi corsi di formazione, e Di Maio che cerca di affermare direttamente o indirettamente il suo potere politico, che sarebbe in crescita, ma lui è anche soddisfatto perché i sondaggi, non tutti, danno comunque il movimento più dinamico, con qualche voto in più. Vediamo
Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.